Sottoscritto Amedeo Gennaro Raniero Matacena, nato a Catania il 15 settembre 1963, nel pieno delle mie facoltà mentali. Con il presente testamento nomino mia erede universale, mia moglie, Maria Pia Tropepi. Dispongo la mia volontà di essere cremato. Dubai, 25 giugno 2022. Questo è il bizzarro testamento che Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia, avrebbe lasciato. Matacena è deceduto a Dubai, dove si trovava in latitanza, il 16 settembre 2022, il giorno dopo aver compiuto 59 anni. Gli inquirenti, però, sospettano che non sia stato lui a redigere il testamento, ma la sua ultima moglie, Maria Pia Tropepi, originaria di Lamezia Terme e residente in Campania, ex modella e medico chirurgo, che aveva sposato poco prima con rito islamico. La donna è attualmente sotto indagine dalla Procura di Reggio Calabria per duplice omicidio. Infatti, l'ex parlamentare non sarebbe morto per un infarto, come inizialmente si pensava, ma probabilmente avvelenato. 3 mesi prima, anche sua madre, Raffaella De Carolis, che si trovava a Dubai con lui, era morta improvvisamente. Considerata la sua età, non erano stati effettuati accertamenti approfonditi. La procura ha disposto la riesumazione di entrambe le salme per eseguire nuovi esami autoptici e determinare le cause dei decessi. Il sospetto è che madre e figlio siano stati uccisi da Maria Pia Tropepi, che avrebbe voluto intascare la cospicua eredità dell'ex parlamentare. Maria Pia Tropepi è indagata anche per inosservanza delle misure di sicurezza, falsità in testamento olografo, circonvenzione di incapace, autoriciclaggio, falsità ideologica, accesso abusivo a un sistema informatico ed estorsione. Insieme a lei sono coinvolti anche il figlio Giovanni Rispoli, di Castellammare di Stabia, il collaboratore storico di Matacena, Martino Politi, e persino Elio Matacena, il fratello dell'ex parlamentare, che è sotto inchiesta per violazione di domicilio e furto. Pochi giorni dopo la morte della madre, sarebbe entrato nella sua casa di Reggio Calabria per impossessarsi di alcuni beni. Maria Pia Tropepi si dice serena. Solo 2 giorni prima della notizia dell'indagine, aveva pubblicato sui social una delle ultime foto scattate con il marito, il 15 settembre 2022, giorno del loro compleanno. Voleva ricordare il suo grande amore per il consorte. In realtà, secondo gli inquirenti, nella coppia Matacena non c'era affatto amore, almeno da parte dell'avvenente moglie. In seguito al testamento, la donna chiese subito di poter cremare il corpo del marito. Oggi si sospetta che volesse eliminare ogni prova dell'omicidio. La cremazione non avvenne grazie alla ferma opposizione dei figli di Matacena, Athos e Amedeo Junior, nati da 2 madri diverse, la soubrette Alessandra Canale, la signorina Buonasera della TV e Chiara Rizzo, uniti in questa battaglia. I 2 avviarono un contenzioso con la donna e, alla fine, riuscirono a riportare le salme del padre e della nonna in Italia. Amedeo Matacena è stato sepolto a Formia, mentre sua madre, Raffaella De Carolis, riposa a Reggio Calabria. I magistrati regini hanno incaricato il professor Agnello Maiese e la dottoressa Maria Chiara David di accertare se i 2 siano effettivamente morti per avvelenamento. Solo un delicato esame, previsto per i primi giorni di ottobre sui resti dei tessuti delle 2 presunte vittime, potrà fornire una risposta definitiva. Ma chi era Amedeo Matacena? Ex parlamentare di Forza Italia, era conosciuto come il re dei traghetti tra Calabria e Sicilia. Un'attività ereditata dal padre, Amedeo Matacena Senior, armatore siciliano, deceduto nel 2003. Amedeo Senior divenne ricco negli anni 70, avviando i viaggi nello stretto di Messina con la compagnia Caronte. Era anche noto al grande pubblico per essere stato presidente della Regina negli anni 70. Sua madre, Raffaella De Carolis, umbra, era stata eletta Miss Italia a 20 anni nel 1962. La coppia ebbe anche un altro figlio, Elio, attualmente sotto indagine. Amedeo Junior si ritrovò al centro di numerose inchieste per presunti legami con la mafia, trasferendosi a Dubai
per sfuggire a una condanna definitiva di 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Era accusato di aver cercato il supporto elettorale dell''Ndrangheta, che aveva facilitato la sua elezione. L'ex ministro Claudio Scajola fu coinvolto nel caso, arrestato dalla DDA Regina con l'accusa di aver cercato di aiutare Matacena, già latitante, a fuggire in Libano dopo la condanna. Prima ancora, nel 2004, nell'ambito di un'inchiesta sulle pressioni esercitate su alcuni magistrati di Reggio Calabria, Matacena aveva ricevuto un provvedimento di custodia cautelare in carcere, ma fu successivamente assolto. Nel 2012, nell'ambito del processo Mozart, Matacena fu condannato a 4 anni per corruzione dai giudici del Tribunale di Reggio Calabria. Nel 2013, dopo un mese di latitanza, fu arrestato a Dubai dall'Interpol e dalla sezione catturandi dei carabinieri di Reggio Calabria, ma fu rilasciato dalle autorità locali con divieto di espatrio. Nel frattempo, i suoi beni furono bloccati. Nell'agosto 2022, il GIP di Reggio Calabria revocò il mandato di arresto e il decreto di sequestro dei beni, accertando la provenienza lecita del denaro dell'ex politico. Matacena è dunque morto proprio quando, dopo anni di vicissitudini giudiziarie, sembrava potesse finalmente godere del suo impero. Ma oggi, tutti quei soldi sono scomparsi. Aveva un patrimonio segreto. Paradossalmente, i magistrati dai quali Matacena è fuggito per tutta la vita ora potrebbero riscrivere la storia della sua morte e rendere giustizia alla sua memoria.